tornati in un nuovo squad building, questa volta con l'Inter. L'obiettivo principale è sempre lo stesso, ovvero far vincere lo scudetto all'Inter e fargli andare avanti in Europa il più possibile. Bene o male, con l'Inter la squadra è già ben amalgamata e ci sono da fare, diciamo, meno colpi. Quindi direi di buttarci a capofitto nella brosa per vedere chi vendere e chi tenere. Allora, io venderei. No, non è vero, Berni non lo vendo, gli rinnovo anche il contratto su fiducia. Addirittura un altro anno e niente. Tosto Berni, va bene. Vabbò, Padelli anche a lui rinnoviamo il contratto perché non ci interessa, perché giocherà sempre Handanovic sicuramente. Biraghi in prestito, Di Marco e all'Hellas, va bene. Bastoni lo tengo, Coni lo teniamo, De Vrij lo teniamo, Skriniar lo teniamo, Ranocchia lo vendiamo. D'Ambrosio lo teniamo, poi c'è Valentino Lazzaro che non posso fare niente con Valentino Lazzaro. Potevo lasciarlo lì, sono un coglione. Va bene. Gagliardini lo vendiamo, Vesino lo vendiamo. Sì, lo vendiamo, Brozovic lo vendiamo, Perisic lo richiamiamo e lo vendiamo anche lui. A Samoa lo vendiamo, poi Barella in prestito, Sensi in prestito, vabbè, lo teniamo, Nonno Valero lo vendiamo, Nainggolan lo richiamiamo, Eriksen resta, Young farà la panchina, quindi gli rinnoviamo anche il contratto e direi che va bene così. Poi a destra c'è una situazione, no, Moses lo teniamo, Candreva lo vendiamo e richiamiamo dal prestito Politano, potrà fare bene in panchina. Poi c'è Sanchez volendo potrei anche amalgamarlo come titolare, però non saprei. Richiamiamo anche il buon Mauro Icardi perché sinceramente non so, sinceramente mi stuzzica l'idea di tenerlo e formare una coppia d'attacco alternativa Lukaku Icardi, Martinez Icardi. Però, va bene così. Allora, io direi anche che possiamo. No, sinceramente non me la sento di cambiare modulo. Ci ho ripensato, non me la sento. Ok, allora, mettiamo Politano a destra, Sanchez a sinistra. Vediamo di muoverlo. Già lo possiamo mettere ala e va bene. Eriksen. Così no, quindi deve salire un altro po', lo mettiamo COC in modo che Eriksen possa giocare qui. Va bene, allora, bene o male. Allora, teniamo, allora. Riorganizziamo un po' le idee. Allora, Icardi, saldo imprevisti o offerte folli, me lo tengo. Lo tengo come panchinaro, non fa niente che è un peccato di Dio tenerlo in panchina, ma va bene. Nainggolan me lo tengo, Nainggolan lo teniamo e lo mettiamo in panchina. Quindi allora a noi servono due centrocampisti e basta. Cioè principalmente ci servirebbero due centrocampisti, un esterno destro e un esterno sinistro forte. Allora io direi bene o male di iniziare ad avanzare. Ah, e poi ci servono due difensori centrali. Va bene. Va bene, io direi di iniziare ad avanzare fino al 7 luglio per vedere se arrivano delle offerte. Principalmente con l'Inter non è che ci sia molto da fare, anzi, bisogna allungare giusto un po' la panchina e fare qualche innesto per la squadra titolare. Quindi, bene o male, come già detto prima, l'Inter la squadra ce l'ha effettivamente. E non abbiamo. Incredibile, ma non abbiamo ricevuto nessuna offerta. Ma com'è possibile? Com'è possibile che non abbiamo ricevuto nessuna offerta? Mi scusi, avanziamo un altro po', vediamo se arrivano delle offerte. Com'è possibile che non abbiamo ricevuto nessuna offerta fino ad ora? Ma e niente. Vediamo ora. Ok, un'offerta, Ranocchia, il giocatore più schifoso, prendetevelo. Ok, mi sa che con l'Inter ci sarà un bel po' da fare e ci sarà da sudare un bel po' per ricevere delle offerte, almeno credo. Ma vabbè, proviamo, ci proviamo, vediamo un po'.
Ranocchio ha venduto, niente, non arrivano offerte, che succede? Ma che cazzo succede? Cosa succede? Io vorrei capire questo, che cazzo succede? Cosa è successo che non arrivano offerte? Ma è niente, è solita cagata. Non ci interessa che Ranocchio l'abbiamo... Cioè, ci interessa ma ben poco. Vediamo un po', la titolare, vabbè, è sempre la stessa, non ce l'ha fatto un cazzo, arrivederci, andate, andate. Ora mi incazzo, ok, abbiamo perso i rigori. Abbiamo perso i rigori, ma vabbè, non fa niente. Tanto è una coppa del cazzo. La vostra, capocchio in coppa, vabbè, andiamo, andiamo avanti. Bene. Ragazzi, io inizio ad aver paura. Siamo arrivati a fine luglio, fino ad ora sono arrivate solo due offerte, una per Perisic, che possiamo chiedere fino a 40 milioni, e un'altra per Ranocchia che già abbiamo venduto. C'è tanta gente ancora da vendere, ma va bene, bene o male i soldi ce li abbiamo, quindi non ci sono problemi. Possiamo anche permetterci di non ricevere offerte a sto punto. Vabbè, io direi di avanzare un altro po' per vedere se arrivano qualche altra offerta. E l'Ajax vuole in prestito D'Ambrosio, ma che cazzo si sono fumati? Che cazzo si sono fumati? Ma vabbè. Allora, andiamo avanti. Offerta per Brozovic. Anche Brozovic ha anche la clausola rescissoria, possiamo chiedere fino a 53 milioni al Napoli. Va bene. Io ne chiedo 50 perché già il fatto che offrono 38 milioni è una rapina. Io sono tifoso del Napoli, però non voglio che il Napoli si faccia così del male prendendo Brozovic. A posto, sono incazzati. Bene, meno male, si sono incazzati. Cioè, da un lato sono contento che non si sono presi un bidone di centrocampista, dall'altro lato invece sono triste perché siamo fatti sfuggire una buona offerta. Siamo all'inizio di agosto, non abbiamo ricevuto offerte, abbiamo ricevuto solo tre, questa è la terza offerta che abbiamo ricevuto, anzi la quarta. Con tanti giocatori buttati sul mercato, questa è la quarta offerta. Va bene, io direi di avanzare qualche altri 2-3 giorni, poi dopo inizierò a fare la lista dei giocatori da prendere. Bene, siamo arrivati fino al 5 di agosto, io direi di avanzare un altro po' a sto punto, e infatti le offerte iniziano ad arrivare. Il Milan vuole Gagliardini, glielo portiamo in braccio. Quindi va bene così. Stop alle trattative per chi? Per Gagliardini ovviamente. No, Brozovic. No, Asamoah non è riuscito a trovare un accordo. Vattene a fanculo. Icardi. Attenzione, Icardi. Paris Saint-Germain rivuole indietro Icardi. Possiamo chiedere fino a 97 milioni. Ci facciamo un cazzo di mercato con 97 milioni. Ci facciamo un cazzo di mercato. Io non ne chiedo 97, ma ne chiedo 95. E non è che cambi molto. Hanno accettato, bene. 48 milioni possiamo chiedere, ne chiedo 45. Se tutto va bene, per metà agosto dovremmo avere la bellezza di 250 milioni. Dovremmo avere 250 milioni. Ce ne offrono 34, potrei già accettare, però non voglio la clausola di rivendita. Cazzo. Abbiamo detto 45. Fai uno sforzo, Zidane. Ok, portatevelo a casa. Confermato, avremo 250 milioni da investire sul mercato. Incredibile, ma vero. Arrivano altre, addirittura altre offerte arrivano per Candreva. Perché Candreva io direi di accettare questa e rifiutare l'altra. Ok. Io attendo solamente che mi arrivi la notifica che sono stati venduti Gagliardini e gli altri. Per il momento solo Gagliardini è stato venduto. È arrivata l'offerta anche per Vesino. Più o meno avremmo intorno ai 300 milioni. Non so se mi spiego, Icardi venduto, ottimo, Brozovic venduto, Candreva venduto. Sono l'uomo più felice del mondo. Vendiamo anche Nonno Valero adesso. Ottimo, ottimo, ottimo. Siamo a metà agosto e abbiamo
300 milioni, abbiamo 300 milioni. Il presidente Suning, non è vero, non abbiamo 300 milioni. Grazie mille per avermi illuso. Va bene, avanziamo un altro po', dai. Vesino venduto, ok, con la notifica di Vesino venduto è un'altra offerta per De Vrij. De Vrij. Ah, cazzo, non vorrei venderlo. Sincero, no, non lo vendo, dai. Ok. Adesso io direi di andare a fare la lista dei giocatori da prendere, anche perché siamo alla fine di agosto e dobbiamo sbrigarci. Allora ragazzi, eccoci qua ritornati. Purtroppo mi sono ridotto alla fine del mercato per vedere i resoconti dei calciatori che tra l'altro non sono ancora arrivati. Quindi andremo ad intuito per i prezzi degli eventuali acquisti. Allora, questa qui è la lista che ho stilato. Vi ricordo che a noi serve un attaccante, un esterno destro, un esterno sinistro, poi serve un centrocampista titolare e se non sbaglio, è un centrocampista titolare e un centrocampista panchinaro. Ok, allora la mia idea era questa: di fare un doppio colpo, se non un triplo colpo low cost dal Liverpool, però penso che evidentemente ci verrà a costare molto. A proposito, abbiamo venduto anche Borja Valero e Asamoah. Quindi io direi direttamente di andare a procedere con gli acquisti dei titolari. Quindi partiamo con l'acquisto di Augminson. Vediamo un po' se riusciamo a strapparlo al Tottenham e a vedere per quanto riusciamo a prenderlo. Io direi di partire con un'offerta di 52 milioni, no? Gli offriamo il prezzo del cartellino, o no? 93 milioni, già così non andiamo bene. Io lo voglio, gli offro la clausola del 25% e ti sparo un 70 milioni. Vogliono 93 milioni cash, va bene, 80. Mi sa che con questi acquisti, ok, affare fatto. Ci portiamo a casa Son. Allora, nel mentre che portiamo via Son, io prendo anche l'altro esterno di centrocampo. Eccolo qui, Gareth Bale. Chissà per quanto riusciremo a strapparlo al Real Madrid, probabilmente è una cifra sicuramente bassa, ridicola, infatti 47 milioni. Io direi di abbassarla ancora, scendere a 40. Che ne dite? È tosto, non vuole abbassare, clausola del 15%, 47 milioni e 40 milioni. È un'offerta equa, va bene, va bene. Allora, questi due già sono presi, quindi io andrei a fare i colpi per... Non è ancora finito per la squadra titolare. Allora, per Cantré andremo a spendere un po' troppo. Modric è un colpo low cost che mi piacerebbe fare. Fabinho, provo prima Fabinho. Se fallisce Fabinho mi butto su Modric. Ok, vediamo un po' quanto ci chiedono, perché alla fine ho deciso di mettere Nainggolan titolare al posto di Barella e tenermi Barella e Sensi in panchina. 73 milioni ci chiede Klopp. Allora signor Klopp, io ti do la clausola del 15% più 55 milioni, che ne dici? 73 secchi, niente, scendiamo a 60. Vediamo un po', 60, ci serve del tempo, noi tempo non ne abbiamo, non ne abbiamo tempo. Vabbè, intanto iniziamo ad ufficializzare i colpi di Son e Bale, facciamogli il contrattino e vediamo un po'. Ruolo cruciale e a noi va bene. 4 anni di contratto ci va bene. Ignoriamo la clausola rescissoria, vuole un... Madonna mia, è pazzo Son. Allora, stammi a sentire. Te la metto a 150. Non me ne sono accorto nemmeno. Non era quello che volevamo. Ma vabbè, devi stare pure zitto. Zitto. Se no, non giochi.
Ok, benvenuti, benvenuti, ruolo importante, cruciale, mamma mia. Ma sempre titolari giochi, cioè che cazzo di lamenti? Ti offro 3 anni di contratto, ti vanno bene? Sì, è contento, ma minchia, bene, ha fatto benissimo comunque. Ok, la clausola rescissoria, siamo d'accordo, non la vogliamo. Leva questo. 190, che ne dici? Non era quello che volevamo, ma va bene, ok. Allora, in Loco Loco ci rimangono 280.000 euro, quindi 280 milioni, scusate, scusate. Allora, sto vedendo che nel mercato globale c'è anche un certo Haaland che pagargli la clausola rescissoria a 42 milioni. Io direi di avanzare un altro giorno per la gara contro il Lecce per vedere il resoconto di Gabriel Jesus. E infatti sono arrivati diversi resoconti. Ecco qui. Ora possiamo andare a vedere velocemente il resoconto. Gabriel Jesus 35 va benissimo, per me va bene. Invece per lui dovremmo pagare la clausola rescissoria. Quindi ci manca solo un giocatore in panchina che sarà Oxlade-Chamberlain. Poi ci mancano i due difensori centrali che quasi sicuramente saranno Matip e Gomez. Io ti offro 20 milioni perché ormai i soldi li abbiamo, quindi va bene così. Io però te ne offro sempre 20, non voglio 22. Tanto sta in panca solo per far numero, quindi 26 va bene così. Ok, è un centrocampista, l'abbiamo preso. Per Fabinho devono ancora pensarci, mamma mia che palle. Allora 29 milioni, 26 milioni, quindi io direi di partire velocemente facendo gli ultimi acquisti, simulando anche la partita contro il Lecce. Probabilmente la simulerò ora, non lo so. Però intanto desidero togliermi questi ultimi acquisti, sinceramente. Così 40 milioni per un 28enne. Ah, vabbè. Per un panchinaro, tra l'altro. Non è manco titolare. Ma vattene a fanculo, Klopp. 30 milioni più 15%. Che dici? Ti serve un po' di tempo, ma va a cagare. Veloce, andiamo a virare su Gomez. Probabilmente su Gomez o ci sparano più alto, o ci chiedono sempre 40 milioni. Spero di no, però la paura è quella. Vabbè, non posso fare nessuno scambio, quindi 30 secchi, 50 milioni. Anzi, li abbassiamo a 39 più clausola del 25%. Tanto a me non interessa, Klopp nemmeno se ne fotte, va bene. No, 40. Non possono tenermi appeso. Aspetta però. Ma io ugualmente con i soldi non devo ancora prendere l'attaccante, quindi che palle. Poteva pure accettare la clausola del 25, mannaggia la miseria. Flop del cazzo. Niente. Io offro 41, non rompere i coglioni, madonna mia. Ci serve un po' di tempo, ma guarda qua se mi devono far perdere tempo. Veloci, andiamo a buttarci sul Gabriel Jesus. C'ho 3 giocatori appesi del Liverpool che devono ancora farmi sapere. Va benissimo, guarda. Ah. 30 milioni, veloci, easy easy, easy peasy lemon squeezy. 53, Pep, io e te siamo amici da un sacco di tempo, lo sai che ti voglio bene, ma non rompermi il cazzo, per favore. 40 milioni, ha già ancora a cattare di jucatura, 48, vabbè, almeno è sceso, almeno è sceso, 40, 48, Pep, non farmi incazzare. Pep, non farmi incazzare, 45. Guarda, ma vaffanculo, Pep, accettiamo, basta, mi sono rotto i coglioni. Allora,
Dobbiamo fare il contratto anche a Oxlade Chamberlain, quindi ci servono, quindi ultimati ci servono tre giocatori, ultimi tre giocatori ci servono. E penso che probabilmente con i soldi, non so se ce la faremo, probabilmente no. Vuole un ruolo importante, tanto se lo vedrà il mister in seconda che cazzo fare con te, a me non interessa. Ti offro 3 anni di contratto. Te li metti in sacca e stai zitto, ignoriamo la clausola rescissoria, via sto bonus, accetti le mie richieste, vuoi un aumento dell'ingaggio, va bene e io te lo accetto. Ok, uno ce lo siamo fatto fuori, adesso arriva Gabriel Jesus. Tutti quanti ora vengono e mi chiederanno il ruolo da titolare fisso. Sicuramente è così, sicuramente è così. Io ti offro un ruolo cruciale, poi dopo se lo scarta il mister in seconda, a me non mi interessa. Andiamo avanti, già mi hanno fatto incazzare abbastanza, ti do 4 anni, lui è contento e nessuno dei due vuole la clausola rescissoria, meglio ancora. Perfetto, adesso si parla di soldi, 100.000, che ne dici? È un'offerta equa, ottimo, ottimo, ottimo. Quindi devono farci sapere loro e basta, effettivamente, cioè solo loro devono farmi sapere, ma va bene così. Ok, allora. Ci portiamo allora loro, poi ci portiamo Bale a sinistra, Sanchez parte dalla panchina, questa qua me la simulo pure vedendola, tra l'altro, niente. Gli diamo il ruolo da Ciocin, così è sicuro che gioca. Wilson, penso che è una squadra abbastanza compatta, penso che anche in Champions. Oh, e si è spaccato Lukaku, e niente, si è spaccato Lukaku, si è spaccato Lukaku, comunque non mi sono mai ridotto. Ah ok, sono 2 giorni, 60 milioni per Fabinho. Potrei scendere ancora di più, si può scendere ancora di più, ma bene o male i soldi li abbiamo. Spero di avere anche i soldi. Sì, ce l'abbiamo i soldi. Che cazzo ho fatto? Ah, vabbè, andiamo avanti. Vabbè, non fa niente, andiamo. 3 anni. A lui vanno bene, ottimo. Neghiamo la clausola. 100.000. Niente. Cioè, io non solo ti faccio questa offerta generosa, devi venire a rompermi anche i coglioni. Ma va bene. Accettato, questo è l'importante. Va bene così. Va bene così. Andiamo avanti. Bene o male, la squadra titolare è finita. Sì, la squadra titolare è finita. Effettivamente è finita la squadra titolare. Bisogna aggiustare solo la panchina con gli ultimi due innesti che dovrebbero arrivare da Liverpool. Va bene, va bene, va bene. Siamo primi, vabbè, dopo tutto è passata una giornata. Bastoni, bastoni. 36, ok. Matip, 33 milioni. Io direi di trattare, scendiamo a 30 almeno. Che quei 3 milioni li risparmiamo sull'ingaggio senza fare Amrabat e Capocchia. A 30, che ne dici? Si può fare? Mi hai rotto i coglioni, Klopp. 31, ultima offerta e poi ti mando a cagare. 33, ma va a cagare, Klopp. Vai, vai. Ok, Gomez 45. Penso che si può. Cioè dai, ho comprato 3 giocatori. Solo con 2 giocatori te ne ho portati qua. Ho portato 100 milioni con 2 giocatori. Non so se mi spiego. Solo comprando 3 giocatori, 2 giocatori te ne ho portati 100 milioni. Con 3 giocatori te ne porto 150. Ma tu cosa cazzo vuoi dalla mia vita? Cioè, sincero, che cazzo vuoi? Io non lo so. Vabbè, no, ma non ce la facciamo nemmeno a fare il contratto a quell'altro. Non riusciamo a prenderlo, Maronna. Devo andarmi a buttare su qualcun altro e niente, non ce la faccio, non ce la faccio. Non c'ho i soldi, Madonna mia. Non può arrivare l'offerta per qualcun altro a volo, gliel'accetto e niente, guarda là.
Così ci mancano 2 milioni, 38. Continua a chiederne 45, mannaggia miseria. Allora, io più avanti di così non posso, cioè io non posso andare più avanti di così, cioè forse non l'hanno capito. 39, non ce li ho, poi dopo non c'ho i soldi per fare, mannaggia miseria però, non c'ho i soldi per fare l'ingaggio, mannaggia miseria. Non ho i soldi per fargli l'ingaggio poi dopo. Cioè non posso manco dire. Ma non posso manco più prenderlo ora. Non posso manco più prenderlo, è niente. Un altro Otamendi. Vabbè, ma tanto deve fare panchina, io un anno devo fare, quindi che cazzo me ne frega. Andiamo avanti. Veloce, veloce, 11 milioni. Dai, vai, accetto tutto. Vai, vai. Ok. Va benissimo, abbiamo accettato. Ok, la squadra è ufficialmente finita. La squadra è finita, ora vado a vedere i giocatori che hanno la clausola rescissoria, perché sinceramente non mi va di perdere i miei giocatori per via di una clausola del cacchio. Quindi sembra che nessuno abbia la clausola rescissoria. Nessuno ha la clausola rescissoria. Ottimo, quindi io direi che per il momento possiamo simulare, la squadra è fatta, abbiamo fatto tutto e non ho messo Fabinho titolare. Mannaggia, no, l'ho messo titolare, ottimo. Sono io che sono un cazzone addormuto. Va benissimo così. Ci portiamo Matip, Otamendi, vabbè, poi sarà l'allenatore in seconda a fare la formazione e tutto. Ok, ottimo. Possiamo simulare tutta la stagione. Ricordo che l'Inter ha anche la Champions League, nel girone ha il Bratislava, qui il Barcellona e il Borussia Dortmund. Quindi io simulo sperando che di riuscire a vincere lo scudetto, la Coppa Italia, ed avanzare il più possibile in Europa, e ci sentiamo una volta che è finita la stagione. Sì, eccoci tornati. Non so cosa è successo, ma non siamo in finale di Champions, non c'è la finale di Coppa Italia. Vi dico solo che siamo usciti in Champions ai quarti contro l'Atletico Madrid e in Coppa Italia siamo usciti contro la Juve. Bene, andiamo a vedere quest'ultimo mese di maggio. Abbiamo vinto 4-1 con l'Atalanta, abbiamo pareggiato con Napoli, abbiamo vinto con la Fiorentina, abbiamo vinto col Genoa. Ok, andiamo a vedere la Champions. Abbiamo pareggiato 1-1 al ritorno contro l'Atletico e abbiamo perso 1-0. Andiamo a vedere gli incontri. Il Napoli ha perso 6-1 in totale contro, oh no, lo stadio. Ok, allora, noi siamo passati come secondi. 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Vabbè, ci può stare, ci può stare. Siamo passati con 11 punti e siamo usciti agli ottavi. La cosa mi puzza. Poi abbiamo perso 1-0 con la Juve, 2-2. E la Juve vince per i gol fatti in casa. Azz. Quindi noi abbiamo perso 1-0. Poi abbiamo vinto 2-1 contro il Milan. E abbiamo vinto 2-1. Oh no. E siamo arrivati primi. Ok, siamo arrivati primi in campionato. Lo scudetto l'abbiamo vinto. Abbiamo vinto e c'è Lautaro Martinez a 32 gol. Ronaldo ne ha fatti 40. Minchia. E Lukaku ne ha fatti 15. Vabbè,
Not bad, not bad. Allora, una prima occhiata generale, ho visto che Bale e Handanovic e anche Godin sono scesi, ma va bene. Adesso vediamo chi ha contribuito di più. Handanovic praticamente le ha giocate tutte. Ok. Biraghi ne ha giocate 3, Godin ne ha giocate 3, 35 ha fatto un assist. De Vrij ne ha giocate 50, 43. Skriniar le ha giocate tutte e ha fatto anche 3 gol. Ok. Pastoni ne ha giocate 2, Otamendi 18, Matip 30, D'Ambrosio 3, Lazzaro 8 e ha fatto un gol. Fabinho 48 partite, 13 gol e 2 assist. Sono 18 partite. Perché? Che è successo? Si sarà spaccato. 2 gol e 2 assist. Male. Barella 9 presenze, Oxlade-Chamberlain 7 presenze, 2 gol e 1 assist, non ha mai visto il campo, Sensi 2 partite, poi Eriksen le ha giocate tutte, ha fatto 55 presenze, 15 gol e 30 assist, me coglioni. Andanovic, Nainggolan ne ha giocate 45, 5, 49, 5 gol e 9 assist, Moses 22, 1 gol e 1 assist, Young non ha mai visto il campo. Politano 25 presenze, 3 gol e 0 assist. Ho paura che Bale non ha mai visto il campo. Ed è così spiegato perché ha giocato Sanchez. Sanchez 44 presenze, 17 gol e 9 assist. Bale 22 presenze, 8 gol e 2 assist. Che schifo. Esposito ha giocato una partita. Gabriel Jesus una partita, 13, 10 presenze e 3 gol. Che schifo. E poi vabbè, Lukaku e Lautaro. Vabbè. Allora, diciamo che sono abbastanza soddisfatto. Vi spiego anche il perché. Non abbiamo. Ah, siamo rimasti imbattuti in campionato. Abbiamo fatto 108 gol e ne abbiamo subiti solamente 19. Va bene. Allora, sono abbastanza soddisfatto. Più che altro mi aspettavo di andare più avanti in Champions e anche di andare più avanti in Coppa Italia. Ma va bene, il nostro obiettivo principalmente era quello di vincere lo scudetto. Va bene, io spero che questo squad building vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima con un altro.